Blocco di banca a sinistra. Dove guardiamo? A sinistra, no? E quali sono gli elettori che guardano a sinistra? Quelli che guardano a sinistra, proprio a sinistra, sono AVL, prima derivazione, se parliamo di laterale. Invece in anteriore, chiaramente, seguendo V1, V2, V3, V5 e V6, sicuramente guardano a sinistra. Quindi a noi interessano questo. Bene. Allora, cosa si vede quando c'è un blocco di banca a sinistra? Si vede un vulcano. Cosa vuol dire? Cioè, tu praticamente quando guardi un ECG e vedi in prima derivazione o in AVL o V5, V6, vedi un vulcano, sei in blocco di banca a sinistra. Cioè, chiaramente questo spazio deve essere maggiore di 120 millisecondi, cioè maggiore di tre piccoli quadratini, queste S, scusami, queste R mostruose in queste onde superiori e anche slargate in prima in V6, quelle più a sinistra, delle volte anche V5 in AVL, e a destra, per esempio in V1, si dovrebbe vedere il contrario, perché guarda dall'altra parte, infatti vedi delle S belle profonde, belle toste, ok? E una piccola cosa, in V5 e V6 possono sparire le Q, perché normalmente c'è una piccola Q, non ci sono le Q. Se tu vedi una grossa dilatazione del prolungamento, diciamo, dello spazio del QRS maggiore di 120 millisecondi in su, quindi il vulcano in prima derivazione V6 e un V5 V6, sei in blocco di banca a sinistro e basta, quindi ricordati il vulcano.